Non è questo. Buongiorno, sono Luisella, e sono felice di essere qui, sono orgogliosa di essere stata proposta a questa meravigliosa esperienza e sono emozionatissima. Non si vede, non si vede. Oh mamma mia. Non ce ne accorgiamo. No, iniziamo a ottobre per quello, per arrivare a febbraio. Un po' più sciolti. Sì, sì, un po' più sciolti arriverò, magari svengo. Ma però. No, ma già oggi è bravissima. Ma no. E basta, sono emozionata ma orgogliosissima di essere. Avete capito il suo nome, sì, perché è tornato. Luisella. Luisella d'accordo con il cognome? Ferro. Di notare questa meravigliosa avventura. Abbiamo una bella main di ferro. Di ferro, sì. Non riuscirete ad abbatterla con le visite benefiche. Insomma. Io parlo per ultimo, adesso faccio parlare il mio vicepresidente. Ma è giusto che parli il presidente. Prima, ultimo. Così ma tipo sì, quello no, che non avete detto voi. Credo detto che... tutto, sono belle che può. Intanto un ringraziamento, io credo che tutti lo dobbiamo fare a questa amministrazione, al nostro sindaco che ama il carnevale, l'ha dimostrato in tutte le maniere, ma questo gliel'abbiamo sempre detto, lo diremo sempre, quando uno ama la città la deve amare tutta e ama il carnevale in maniera incredibile perché lo viviamo. No, ricordo la presenza dell'ASMO e dei commercianti con il comitato manifestazioni da sempre perché vogliamo essere da supporto anche al carnevale, non solo al carnevale, anche perché poi il carnevale ha anche un ritorno commerciale. Ricordo che il carnevale non è solo sfilata perché come diceva il signor sindaco, il carnevale lavora tutto l'anno, fa beneficenza, fa serate, giornate, è molto vicino alla gente. I rioni, qui c'è anche Roberto Galavagli, i rioni sono molto importanti perché poi i rioni della città sono d'accendi. Allora questo era solamente quello che volevo dire. Intanto il sindaco ha ricordato due bella Maì, ma nel frattempo è arrivata anche Loretta Prata che è un'altra bella Maì. No, non è così. C'è bisogno. Siamo storici. Assolutamente. Siamo storici. Io credo che poi quest'anno tutto il mondo del carnevale deve essere molto più bravo degli anni scorsi perché stiamo vivendo un periodo difficile e far sorridere la gente non sarà facile, però come sapete vi aspettano, la gente vi aspetta in tutti gli istituti e dovete essere bravissimi a far sorridere nel momento che la gente proprio non ha voglia di ridere. Faccio un grande augurio a Luisella, io come sempre dopo aver lasciato tra virgolette Ketty e Elena ero un po' preoccupato perché sono state due belle maestre straordinarie per me, lo abbiamo visto, c'è stata una sintonia incredibile, la tua finezza, la tua eleganza, il tuo garbo saranno veramente un biglietto da visita importante per il nostro carnevale. Per rappresentare, per far vedere anche alle persone che non sono di Vercelli che il garbo, l'eleganza e lo stile sono tipiche della donna vercellese, la rappresentano in tutto e per tutto. E poi concludo facendo un discorso diverso, non istituzionale, facendo un augurio a tutti i vercellesi, a tutte le persone che sono presenti qui in questa sala, l'augurio di poter vivere il carnevale come l'ho vissuto io questi due anni, entrare nei capannoni e sentire il calore familiare, entrare nelle case di riposo, entrare qui in comune e sentire... Il calore nei capannoni proprio. No, esatto. Insomma, il calore, è una parola il calore grossa, familiare. Insomma. Ecco, il calore familiare va bene. Entrare qui in comune, entrare nelle case di riposo, nelle istituzioni e sentire il vero calore della gente. Un movimento importante, quello del dare e del ricevere. Io ho dato tanto, però ho ricevuto molto di più. Questo è stato un grande spirito del carnevale. Grazie. C'è un libricino Cesare con le cifre, sul dato tanto. Però è stato sino ad ora una grande esperienza e che ha veramente cambiato la mia vita. Io porto Vercelli nel cuore anche per questo, anche grazie al carnevale, grazie a Cesare e grazie a tutte le persone che hanno creduto in me. Tony.
hanno parlato, hanno ringraziato tutti, mi dice il trume niente, eh. No. Fuma niente, ma è lo stesso, che ne viene. Vorrei che avesse anche... Abbiamo detto che sarà dato merito un'altra vita. Deve aver avuto un colpo. Colpo alle orecchie, perché io ho ringraziato invece. Allora, da quando gira con questo bastone qui, io ho poco da dire perché hanno già detto tutto gli altri. Comunque noi abbiamo quest'anno diverse novità, stiamo mettendo in piedi. Per esempio la prima è quella che mettiamo una tribuna. Quelli che vuole andare in tribuna chiaramente paga, in tribuna ci costa. Però uno si vede quello che vuole. Davanti alla tribuna metteremo un mangiafuoco, chi è che trucca i bambini, tutte queste cose qui, tanto per attirare più gente. Siccome la mettiamo in fondo al viale di là, che c'è sempre meno gente. In fondo al viale di là già. Perché il viale di qua è verso il corso. E il viale di là. Guarda che c'è proprio. E metteremo anche uno spazio riservato ai bambini handicappati, in modo che possano con delle sedie, che si possano vedere il suo carnevale tranquillo. Questi sono il minimo, però noi abbiamo anche altre idee che cerchiamo di sviluppare, di mettere, vorremmo fare nelle due settimane delle sfilate, almeno 6 spettacoli per la città, del corso per, nei due musei e nella Piazza Cavour. Per cui stiamo lavorando sodo, speriamo di riuscire a fare tutto, ma vogliamo che il nostro carnevale, oltre a essere il quarto, per adesso è il quarto in Italia, se riusciamo vorremmo portarlo al terzo, siamo un po' vanitosi, ma è quello che noi vogliamo. Poi abbiamo una bella maglia che può anche portarlo al terzo. Speriamo di non deludere. Ho finito. Le date, ma le voi le date? Sì, le no. 12, 19, 25. Ah, ah, giochiamo. 12, 19, domenica e 25, sabato sera, sì. Una notturna con premiazione. E invece la vendita? 5, 5, 5. 5. Sì, dobbiamo festeggiare la Befana.